è consueto della nostra associazione organizzare la benedizione degli animali, che si svolge tutti gli anni la domenica successiva al 4 ottobre, che sarebbe San Francesco. Noi lo organizziamo la domenica successiva per dare la possibilità a tutti di partecipare. Un'altra iniziativa è la Befana per i meno fortunati, che si svolge sempre la domenica successiva all'Epifania. Quest'anno è l'8 gennaio del 2012. Vi invitiamo a partecipare. Come si può partecipare? Aiutando gli animali e gli ospiti della comunità di Biagio Corto. Come chiamata la Befana per i meno fortunati, appunto per questo. Ognuno può aiutare gli animali portando cibo, scatolette, mangime, pane, pasta, tutto quello che vuole. Si possono aiutare i bambini portando giocattoli. Questa è una cosa importantissima. Invitate i bambini a portare i giocattoli. Nella nostra casa spesso i giocattoli rimangono nello stanzino, allora non buttateli, portateli a Villa Trambia, diamole ai bambini che meno fortunati e fate che siano proprio i vostri figli a portarli, in modo da aiutare chi non ha la possibilità di comprare. Poi per gli anziani della comunità di Biagio Corto si possono portare alimenti vari. Coperte, indumenti no, perché è stato detto che indumenti momentaneamente no, perché sono diciamo, al completo da questo punto di vista. Poi altre iniziative nostre sono l'adozione di quartieri. Abbiamo un servizio presso la nostra sede che è in via Pandolfini 6, dove abbiamo un centinaio di animali ospiti dell'associazione, animali che muoiono solo di vecchiaia, non si ammazzano da noi manco le galline. E c'è un po' di tutto. Abbiamo un servizio, il vecchietto dove lo metto, che dà la possibilità quando un animale è anziano, non c'è dove, non si può tenere per incontinenza, per cosa a casa, allora noi collaboriamo. Abbiamo un servizio, un asilo a quattro zampe, dove chiunque può portare un animale, per, lo lascia in mattinata e se lo piglia la sera. Ci occupiamo di consigli legali, grazie alla collaborazione di un legale.